con noi Massimo Primavera, direttore della Coldiretti di Caltanissetta, questa mattina nella scuola del plesso Michele Abbate con i bambini si parla delle api, avete portato appunto pure le api, l'importanza anche del miele. Beh certo, fondamentale intanto per una sana alimentazione. Dicevamo ai bambini, sono bambini di seconda elementare, quindi siamo all'inizio della formazione di una cultura di sana alimentazione, quanto il miele possa essere salubre, integrativo, sostitutivo di alimenti raffinati come lo zucchero per esempio. Un cucchiaino di miele lo sostituisce pienamente, arricchendo la dieta dei giovani che si alimentano in questo periodo purtroppo molto spesso con merendine provenienti da prodotti di sintesi. Quello che stiamo facendo qua stamattina è l'inizio, per la verità, alla Michele Abbate ormai con consuetudine da mesi. Ci incontriamo con gli studenti, con le famiglie, con i docenti per allacciare questo filo rosso, che continuerà nel partenariato che avremo con la scuola per i progetti PON nel corso dell'anno. Lei prima diceva è importante anche sapere che la presenza di api rappresenta un territorio ancora sano. Certamente. Le api hanno la necessità di avere un territorio sano e un'area nella quale l'agricoltura e comunque la produzione di vegetali sia sana. Quando non è sana, le api scelgono un altro territorio. Quindi se il fiore viene da una produzione, da una coltivazione sana, l'ape lo sceglie. Se non è così, sceglie un altro territorio. Quando ci sono fenomeni di migrazione delle api, spesso e volentieri vuol dire che succede qualcosa in quel territorio a livello di inquinamento. È un segnale, devo dire, molto serio e preoccupante. Come ti chiami e quanti anni hai? Cristina Aiello e ho 10 anni. E già ti occupi di api? Sì, diciamo di sì, mi occupo nell'orale un po', per ora nella pratica non tanto. E so tante cose sulle api, su quello che fanno, su come è organizzato l'alveare, che poi spiegherò a questi bambini. E cosa dirai sulle api a questi bambini? Spiegherò come è organizzato l'alveare, quali sono le funzioni dei fuchi, dell'ape regina, come nascono i piccoli di ape e basta. E sul miele? E sul miele poi ci penserà mio padre. Cosa devono sapere i bambini sul miele? Ma devono sapere che il miele è un prodotto sanissimo, più che altro bisogna responsabilizzare i genitori che è un prodotto sano, non ruba il calcio, non fa cadere i dentini, anzi a livello enzimatico è un ottimo energetico. Quindi poi considerando che il miele ha più di un migliaio di oligoelementi diversi, ferro, zinco, non gli manca niente, è un alimento completo che si può sostituire alle merendine che sappiamo tutti, come ha detto il direttore, i problemi che creano.